Salve a tutti, dal professor Francesco Samani. Faccio un video. Mi è stato chiesto di provare a risolvere gli esercizi più rapidamente, magari tralasciando alcune spiegazioni. Vediamo se vi trovate meglio con questa modalità. Attacco rapidamente la tastiera grafica, la tavoletta grafica. Allora, l'esercizio è calcolare il risultato dell'espressione, quindi in scrivo nero, calcolare il risultato dell'espressione, scrivo direttamente l'espressione. Apro parentesi tonda, 3 alla quinta per 3 alla quarta, chiuso tonda, diviso, apro tonda, 3 alla terza, tutto elevato alla terza. Allora, questo è molto semplice, 3 alla quinta per 3 alla quarta è 3 alla nona, diviso 3 alla terza, tutto elevato alla terza è 3 per 3, 9, quindi 3 alla nona, 3 alla nona diviso 3 alla nona è 1. Mi dite voi se, quindi la risposta esatta era la risposta D. Mi dite voi se vi piace, se vi trovate meglio in una spiegazione dove vado direttamente al risultato senza spiegarvi come faccio. La divisione tra 12 alla terza e 64 dà risultato di, puntini puntini, 48, 42, 27 o 36. Allora, 12 alla terza diviso 64, il che equivale a dire a 12 alla terza diviso 64 in frazione, il che equivale a dire 3 per 4 tutto alla terza diviso 64 che è 4 alla terza, il che equivale a dire 3 alla terza per 4 alla terza tutto diviso 4 alla terza, 3, 4 alla terza e 4 alla terza se ne va, 3 alla terza e 3 per 3 per 9 per 3 27, il risultato finale è 27. La risposta corretta era la risposta C uguale 27. Calcolare il risultato dell'espressione. Questi sono tutti i quesiti che mi avete mandato. Meno 3 alla quinta, tutto elevato alla terza, per meno 5 mezzi, tutto elevato alla seconda. Allora, quindi ci sono diverse proprietà in questo caso da sfruttare. Comunque, meno 3 alla quinta elevato alla terza per meno 5 mezzi elevato alla seconda, siccome meno 5 mezzi elevato a un numero pari, lo posso considerare già positivo. Qualsiasi numero con esponente pari è positivo, quindi il risultato finale sarà negativo. Quindi lo posso riscrivere come 3 alla terza fratto 5 alla terza per 5 alla seconda fratto 2 alla seconda. 5 alla seconda e 5 alla terza li semplifico e qua mi rimane 5. Quindi mi rimane sopra al numeratore 27, sotto mi rimane 5 per 4, 20, 27 ventesimi. Il risultato è negativo ovviamente ed è la risposta di 27 ventesimi. Con questo video io vi ringrazio, mi dite che ne pensate, lasciate perdere insomma l'altezza della linea di frazione dell'uguale eccetera eccetera, ho cercato essenzialmente di dare maggiore rilevanza alla rapidità di calcolo, ovviamente venendo meno alle spiegazioni. Posso anche pensare di creare dei video più rapidi e dei video più veloci, perché magari alcune persone di voi conoscono benissimo le proprietà delle potenze, altre non le conoscono e cercherò di andare incontro alle diverse esigenze. A me piace sinceramente questo metodo, non mi piace per niente, però provo ad adattarmi alle varie richieste e vediamo che cosa ne esce. Se vi è piaciuto il video, se vi piace il canale, se vi piace tutto quello che sto facendo per voi, cercate di condividerlo, mettete dei mi piace, lasciate dei commenti ovviamente, così possiamo migliorarlo insieme. Vi auguro una buona serata, Francesco Samani.